Buongiorno e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. È del settantenne Saverio Nanni il corpo trovato carbonizzato all'interno della propria casa dopo l'incendio che è divampato a seguito dell'esplosione della caldaia. Probabilmente la vittima, secondo quanto riferito, avrebbe tentato di entrare dentro l'appartamento in fiamme per prendere qualche effetto personale quando si sarebbe consumata la tragedia. Il sostituto procuratore Sara Morri ha chiesto 21 anni e 5 mesi nei confronti dell'imprenditore trapanese accusato di essere il mandante del tentato omicidio del cognato avvenuto nel 2013. Secondo le indagini, a sparare era stato l'ex fontaniere del comune di Trapani, arrestato su indicazione del cognato e condannato a 12 anni. A Favara un uomo è stato bloccato dalla sicurezza di un supermercato dopo aver effettuato un furto. Sarebbe entrato nell'esercizio commerciale, avrebbe preso alcune confezioni di carne e si sarebbe allontanato senza pagare. Quest'ultimo, resosi conto di quello che aveva appena fatto, ha pagato quanto sottratto dagli scaffali e il titolare del supermercato ha così deciso di non sporgere denuncia. A partire da lunedì 16 di gennaio 2023 sarà avviato il servizio di raccolta differenziata porta a porta anche nell'ultima porzione dell'Ottocento a San Cristoforo, nell'area ricompresa tra via Plebiscito Bassa, via Domenico Tempio, via Acquicella e viale della Regione. Anche in queste zone verranno rimossi i cassonetti e si invitano i cittadini ad attenersi al calendario di esposizione dei rifiuti. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà alle ore 12. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.